Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany. Oggi affrontiamo un argomento un po' spinoso, ma che sono abbastanza certa interesserà tanti di voi. Volevo raccontarvi la mia esperienza, perché è l'unica che conosco, no, non è vero, ne conosco qualcun'altra grazie alle mie amiche blogger, però tendenzialmente l'unica del quale posso raccontarvi in maniera abbastanza completa, ovvero la mia esperienza nella collaborazione con case editrici. Com'è andata? Come ho iniziato e qual è la mia opinione in questo momento? Allora, faccio una piccola premessa come sempre. La mia esperienza con le case editrici, in realtà, anche se qui su YouTube ho un canale molto piccolino, inizia da Instagram, perché io ho un canale, se non mi seguite, mi raccomando, fatelo. Ah, tra l'altro, volevo dirvi che abbiamo un gruppo su Facebook, in realtà è una fanpage. Quindi, se vi interessa, giù c'è il link a Miss Fiction Books su Facebook, che mi sono scordata. Quindi, mi raccomando, se vi interessa, seguiteli così magari creeremo argomenti di discussione anche lì. In ogni caso, su Instagram io ho un account, non dico enorme, ma assolutamente no, però è abbastanza corposo fin dagli inizi, e anche perché fondamentalmente io faccio la fotografa, quindi sono molto più interessata a fare foto che a girare video dove mi sento totalmente un'inetta. Quindi praticamente le mie collaborazioni sono iniziate grazie a Instagram. Alcune sono state spontanee, provenienti dalla casa editrice, che per un motivo o per un altro mi ha iniziato a seguire, ha iniziato a guardare cosa postavo, eccetera, eccetera. Poi in altri casi sono stata io a scrivere alle case editrici. Nel secondo caso, ovvero dove io ho scritto, tendenzialmente cosa ho fatto? Sono andata a cercarmi in tutti i migliaia e migliaia di siti presenti la mail dell'ufficio stampa e ho sempre mandato una mail dove mi presentavo, mi introducevo e cercavo di far capire che cosa tratto io sui miei canali, perché per me è una cosa molto importante. Questa mail banalmente raccontava che cosa propongo, soprattutto su Instagram, però ora su YouTube, come mi piace affrontare gli argomenti, qual è il motivo per il quale io ho aperto questi canali e qualche dato, perché ovviamente vogliono vedere sempre anche quelli, quindi qualche numero. Attualmente su Instagram siamo circa 12.000, qua siamo un po' meno, però piano piano, insomma, spero di crescere sempre di più. Non che questa sia l'unica cosa, ovviamente, che mi spinge a fare video, se no non girerei dei video. In ogni caso, allora, la maggior parte delle mail che io mandai all'inizio, ovviamente, è stata completamente ignorata, completamente. Perché fondamentalmente, quando hai numeri abbastanza piccolini, tendenzialmente non ti calcolano. In altri casi, invece, magari mi è stato detto: guarda, se abbiamo delle uscite inerenti ai generi che tu proponi, saremo molto felici di presentartelo e di mandartelo, così ci dai la tua opinione. In altri casi mi è stato detto proprio, proprio in maniera molto diretta: guarda, ancora non hai i numeri, noi copie gratuite non le mandiamo. A tal proposito, tra l'altro, vorrei fare anche un inciso sulla questione dell'influencer, non influencer. Io sono convinta che le sponsorizzazioni di video e di post, perché parliamo anche di Facebook, di Instagram e altre piattaforme, eccetera, eccetera, siano più che legittime. So che è un'opinione molto impopolare qua su YouTube, nel senso che quando mandano, mi fa ridere perché se faccio una comparazione con un makeup artist o chi è appassionato di trucco, che riceve del trucco in maniera gratuita e o viene pagato per fare un video dove utilizza questo trucco, sia legittimo, mentre leggere un libro, che tra l'altro è un'operazione che richiede tempo, dedizione, se la fai bene ovviamente, e tutto, non sia giusto pagare. Per me è una cosa un po' strana, anche perché all'estero viene fatto. E viene fatto in maniera ovviamente abbastanza smart. E poi dopo arriviamo alla questione numero uno. E per questo io mi riallaccio infatti alla collaborazione proveniente dalla casa editrice. In questa collaborazione dove non sono stata io a scrivere, vi racconto brevemente due tipi di mail che mi sono arrivate. Io collaboro con l'estero con Penguin e Bloomsbury e sono due collaborazioni delle quali io sono felicissima, perché Penguin e Bloomsbury mi hanno mandato una mail abbastanza simile. In realtà Bloomsbury è iniziata una collaborazione con un contest fotografico, è stato strano, dopodiché hanno iniziato a mandarmi qualche volume. La loro è una collaborazione un po' strana perché io mi vedo arrivare dei libri senza sapere assolutamente nulla, però guarda caso sono tutti libri inerenti ai miei gusti e cose che mi piacciono. Sono molto molto felice di questa cosa. E invece Penguin mi mandò proprio una mail che poi divenne una mail abbastanza
abbastanza simile a quella di Bloomsbury, devo dire, seguito dopo il contest che facciamo come prima collaborazione, dove mi dissero una cosa simile: Tiffany, abbiamo visto le tue foto su Instagram, ci piacciono moltissimo, ci piace come parli dei libri, guarda, abbiamo questi libri in uscita per il genere fantasy, visto che hai letto questo, secondo me questo ti potrebbe piacere, oppure se pensi che non faccia per te, queste sono altre uscite sempre all'interno dello stesso genere che magari potrebbero interessarti. Se ti interessa, faccelo sapere che te ne mandiamo una copia. Oppure, ve la giro anche in un'altra maniera che è più simile. Visto che sei una grande fan di Harry Potter, cioè abbiamo questo libro in uscita che è una nuova edizione, che si rifà, che ha qualche connessione. Non ci interessa che tu la recensisca in ogni caso, però ci farebbe piacere che tu la ricevessi e insomma ci dessi la tua opinione. Ovviamente io questo lo trovo abbastanza meraviglioso. Io questo è un approccio che trovo meraviglioso, nel senso che qualcuno all'interno di queste due case editrici, che non sono proprio le ultime della lista, insomma, si sono sbattuti, sono andati a vedere sui miei canali social che cosa faccio, oppure hanno visto che ero spesso presente in diversi hashtag o ho taggato loro in altre foto, insomma, hanno ricostruito un po' quali sono i miei gusti, quali sono i generi che leggo e mi hanno mandato cose che effettivamente potevano piacermi. Un esempio su tutte. Invece le mail che io ho ricevuto da case editrici italiane sono state abbastanza diverse e io vorrei parlarvene bene, però questa è la mail classica che io ricevo. Ciao Tiffany, abbiamo appena pubblicato questo libro X, che è un thriller, che è un horror, che è un, non so, qualsiasi, un giallo, insomma, qualsiasi cosa. Siamo convinti che lo amerai. Non ho mai parlato di gialli, letto thriller, non è proprio un genere che mi interessa. E ti manderemo volentieri il formato ebook o PDF, in caso tu voglia acquistarlo. Questo è un codice sconto del 10%. Io sono stata a tanto così da rispondere male a queste mail, tra l'altro, con degli ha 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 di 4 righe, perché mi fanno veramente ridere queste cose. Sono molto arrabbiata io per queste mail, perché trovo ancora una volta che le case editrici italiane siano pigre. Pigre come non mai. Ovviamente non tutte sono così, assolutamente ci sono case editrici che sono delle coccole, da quanto sono bravi, carini, e le persone con cui interagisci sono sempre molto gentili e si occupano di te come se fossi parte del loro team, ma in tanti casi l'idea è far girare un libro il più possibile, indipendentemente dai canali sui quali ci si ritrova. Perché una cosa che io ho notato molto spesso, soprattutto nelle case editrici italiane, è che fondamentalmente non interessa andare a colpire un pubblico abbastanza definito. Io penso che chi segue i miei canali sappia che io parlo di femminismo, sappia che io parlo di fantasy, di young adult e di letteratura per ragazzi, e sappia che io ho un approccio molto diretto, perché io non ho mai nascosto quando un libro non mi è piaciuto, quando un libro mi è piaciuto moltissimo, anche perché se il libro mi piace molto io tendenzialmente ne parlo sempre spesso, perché voglio proprio che gli altri vedano il mio entusiasmo riguardo a un libro. Se il libro non mi è piaciuto, io non ho mai nascosto, neanche per un istante, che il libro non mi sia piaciuto. Non lo trovo giusto. Come non trovo giusto accettare collaborazioni di genere che non mi interessano, libri che non fanno parte del mio ordinario, ma non perché io non voglia leggerli, perché sicuramente sono pessimi, ma perché non hanno nulla a che fare con la mia community, con le persone alle quali mi rivolgo, che seguono me perché parlo di certe cose. Io almeno la penso così, poi magari sbaglio, però quando vedo che ci sono quei libri che fanno il giro di 100 canali, 100 account Instagram, inizio a essere veramente molto dubbiosa su queste cose, perché l'efficacia è sempre molto debole, secondo me. In realtà magari a volte ci sono dietro delle cose studiate, cioè se parlate di un giallo su un canale che si occupa di fantasy è veramente strano. Poi non dico che tutti facciano come me, che abbiano un blog molto settoriale, cioè chi parla di letteratura a 360 gradi, però nel mio caso lo troverei molto incoerente. Per questo anche io ho deciso di proprio selezionare in maniera molto distillata le mie collaborazioni con le case editrici, nel senso che spesso mi trovo io a chiedere un volume, poi nel 90% dei casi mi sento dire di no e non mi interessa. Magari lo acquisto, magari prendo prima l'ebook e poi capisco se poi è il caso di comprare il cartaceo, magari prima leggo l'ebook, magari mi danno il libro in anteprima tramite altri siti e poi richiedo alla casa editrice di nuovo se
sono interessati a mandarmelo. In caso non siano interessati, io me la vivo bene lo stesso, non è un problema, però diciamo che le mie collaborazioni mirano ad essere un percorso di costruzione. Non vorrei mai lavorare con case editrici che mi impongono i loro gusti e le loro uscite senza tenere conto di quello che faccio io, come dall'altro lato non voglio instaurare delle collaborazioni che per il mio pubblico non rappresentino nulla, perché io credo che anche se uno viene pagato per fare un video di sponsorizzazione, magari parlare di un titolo che altrimenti potrebbe non essere emerso, comunque vuole essere spinto, che non, ripeto, non trovo assolutamente sbagliata la pratica dello sponsorizzare. In fondo, sponsorizzare un libro non è meno dignitoso di sponsorizzare un rossetto, ve lo giuro, anche perché ci vuole molto più tempo a leggere il libro che a indossare un rossetto. Però allo stesso tempo, anche se fosse, vorrei costruire delle collaborazioni, o comunque il mio impegno in queste collaborazioni, che ovviamente ora io non vengo pagata per creare nessun contenuto, ma se anche fosse, vorrei comunque proporre materiale che è sensato per il canale. Poi io parlo di canale, ma come posso parlare del mio account Instagram? Allo stesso tempo, però, trovo anche che ci sia molta pigrizia nelle case editrici italiane, nel senso che invece che costruire questa serie di rapporti o magari creare una rete un po' più solida che tiene conto dei gusti, che tiene conto delle letture dei propri blogger, che invece che sfruttare solo i numeri, sfrutti altri fattori, sfrutti magari il pubblico di riferimento, che sfrutti ovviamente l'efficacia di un libro, quindi che proponga anche libri meritano e ne valgono la pena, spesso vedo che il numero stravince. E poi io non voglio ovviamente criticare, non mi interessa criticare le scelte di altri canali e di altri blogger, non è quello. Sul mio non le vedrete mai, nel senso che sul mio, a meno che non sia un libro che mi interessa, come tutti quelli di Bloomsbury per dirti o di Penguin che io vi ho proposto sul canale che mi sono arrivati, sono stati criticati nel bene o nel male. E se un libro mi è piaciuto molto, come Circe, come Sing and Bird Sing, come The Toy Makers, io ve ne ho parlato nella maniera più trasparente e limpida possibile, anche perché io non percepisco un euro da queste case editrici. Per me la collaborazione, anche perché di mezzo non ci sono soldi, quindi al massimo non collaborerò mai più con queste case editrici. Non è che c'è un contratto dove io sono obbligata a parlarvi di alcuni titoli e di fare alcune operazioni. Io non ci credo personalmente molto, sono molto scettica e molto negativa da questo lato, perché secondo me la collaborazione ha senso solo se ci si capisce, solo se si lavora insieme per proporre contenuti interessanti. Questa brevemente è la mia elucubrazione delirante sulla collaborazione con le case editrici e qualche pensiero che ho fatto in questi anni al riguardo, anche perché ormai sono qui su YouTube da 3-4 mesi, ma su Instagram sono più di 2 anni che lavoro incessantemente per parlare di letteratura e di libri, e quindi penso di aver accumulato ormai un pochino di esperienza anche io. Se volete iniziare a collaborare con loro, vi consiglio di avere uno spazio nel quale racchiudere le vostre letture, un blog, un account Instagram, un account YouTube, insomma, dove siete. Essere molto attivi anche su Goodreads, che di solito è un ottimo modo per far vedere che si è attivi. E insomma, queste collaborazioni secondo me dovrebbero rappresentare qualcosa per voi, non ricevere solo libri gratis, perché fondamentalmente i libri gratis scadenti hanno lo stesso valore la carta igienica, nella mia modestissima opinione. Direi che più o meno ci siamo, è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se giù nei commenti avete qualcosa da dire fatemelo sapere, se siete d'accordo con me, se siete in totale disaccordo, se voi fareste tutto in maniera totalmente diversa, fatemelo proprio sapere. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato il mio video, se non l'avete fatto ancora iscrivetevi al canale, giù trovate tutti i miei contatti social, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!